pochettino della pianificazione dell'emergenza. In particolare, da prima farò una introduzione generale molto breve sulla protezione civile, in modo da contestualizzare dove effettivamente interviene la pianificazione dell'emergenza. Tratterò poi in modo specifico della pianificazione dell'emergenza, analizzando principalmente la pianificazione di emergenza a livello comunale, ovvero quella vicina sostanzialmente al cittadino. Farò un focus ovviamente sul rischio idrogeologico e idraulico, in quanto la pianificazione dell'emergenza ovviamente abbraccia un grandissimo numero di rischi, in particolare mi concentrerò su questi, e poi vi mostrerò un esempio di scenario di rischio che è tratto da un comune di Lombardo, in particolare di provincia di Sondrio, ovvero Val di Sotto. Beh, da prima inizierei col chiedermi perché risulta essere importante pianificare l'emergenza. Diciamo che l'Italia, per le sue caratteristiche un po' morfologiche, idrografiche, geologiche e oserei dire anche sociali, risulta essere soggetta a un grandissimo numero di rischi. Ho portato qua quattro esempi, ovvero in alto vedete l'alluvione della Valtellina, successa nel luglio del 1987, il recente sisma dell'agosto del 2016, che ha coinvolto, quella è un'immagine di Amatrice, ma un po' al centro Italia, l'eruzione dello Stromboli del febbraio 2007 e anche ha riportato il naufragio della Costa Concordia del gennaio 2012, per sottolineare come quelli che sono i rischi che vengono coinvolti all'interno della pianificazione dell'emergenza non sono esclusivamente dei rischi sostanzialmente di tipo naturali, ma ritroviamo anche per esempio il rischio di tipo ambientale, che è un rischio tendenzialmente di forzante antropica, come può essere quello della Costa Concordia. Beh, quello che viene da dire è meglio anticipare, qualora risulti essere possibile, oppure farsi trovare preparati nel caso effettivamente possa esistere uno di questi rischi. Ho riportato qui rapidamente un po' di normativa nazionale in ambito di protezione civile. L'ho riportata per farvi notare come sostanzialmente le normative principali sono tutte successive a un evento calamitoso. In ambito di protezione civile, la normativa fondamentale fino a poco tempo fa era la legge 225 del 92, la quale sostanzialmente è il primo atto giuridico che effettivamente definisce la protezione civile e definisce che cosa, quali sono i compiti effettivi della protezione civile. Leggo testualmente l'articolo 1 bis, che dice che la protezione civile ha come obiettivo tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi. Ho detto che fino a pochi giorni fa era il testo fondamentale, in quanto questa legge è stata abrogata, è in vigore dal 6 febbraio, la legge 224 del 2018, ovvero il codice della protezione civile, nella quale ritroviamo una nuova definizione di protezione civile nell'articolo 1. Diciamo che la differenza tra le due definizioni risulta essere relativamente piccola, ovvero si sottolinea di più l'importanza di tutelare la vita e non tanto l'integrità della vita. Vengono per esempio introdotti anche gli animali come enti da tutelare e viene anche sottolineato come la maggior parte e alcuni rischi possono avere una forzante non solo di origine naturale, ma c'è scritto in modo molto esplicito, derivante dalle attività dell'uomo, quindi della forzante antropica. Quali sono le attività proprie della protezione civile? Beh, le attività proprie sono quattro, in particolare la previsione, ovvero degli organi di protezione civile, in particolare i centri funzionali, hanno come obiettivo l'andare a prevedere delle possibili forzanti di tipo meteorologico che possono interessare il territorio nazionale e andare a verificare quelli che sono gli effetti al suolo determinati dalle forzanti meteorologiche. E poi ovviamente la prevenzione, che può essere una prevenzione di tipo sia attivo che passivo, e la pianificazione dell'emergenza rientra nell'attività di protezione civile di prevenzione di tipo passivo. Ovviamente un'altra prevenzione passiva è l'informazione alla popolazione volta a ridurre al minimo la vulnerabilità. E poi ovviamente il soccorso, che è l'attività, possiamo dire, principe nella quale si riconosce maggiormente la protezione civile. E infine, molto importante, anche il superamento dell'emergenza, che ha come obiettivo quello di andare a eliminare tutti i possibili ostacoli che possano impedire una normale ripresa della vita. Quali sono le strutture operative di protezione civile, ovvero a livello nazionale chi fa parte della protezione civile? Sicuramente il Corpo dei Vigili del Fuoco risulta essere l'elemento fondamentale che costituisce la protezione civile. La Croce Rossa Italiana, vi sono poi le Forze Armate, le Forze di Polizia,
i servizi tecnici nazionali, come può essere il servizio DIGA, gli istituti nazionali di ricerca, ho ricordato qui ad esempio l'INGV, le strutture del servizio sanitario nazionale, ovviamente le organizzazioni di volontariato che risultano essere un po' coloro che effettivamente in caso di emergenza compiono le operazioni, e poi il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Andando a vedere un po' cos'è effettivamente la pianificazione dell'emergenza, possiamo dire che la pianificazione dell'emergenza è quell'insieme di azioni coordinate e procedure operative che sono volte a sostanzialmente fronteggiare un evento calamitoso atteso o in atto in un determinato territorio. Ovviamente l'obiettivo è andare a ridurre gli effetti che può avere un evento su un territorio. Ho sottolineato le azioni coordinate e le procedure operative, nel senso azioni coordinate, quando c'è un'emergenza sono molteplici le azioni che devono essere fatte per riuscire effettivamente ad affrontarla, ed è fondamentale che tali azioni siano di tipo coordinato, ed è per questo che per esempio la protezione civile si basa sul metodo Augustus, che è quello che avete visto sostanzialmente stamattina, ovvero andare a dividere in diverse funzioni i membri dei centri operativi, e ciascuno dovrà compiere la propria funzione, e ovviamente le procedure operative in modo banale chi fa cosa. Il piano di emergenza è costituito da, possiamo dire, una parte generale nella quale si inquadra il territorio che si vuole analizzare. Vi sono poi i lineamenti della pianificazione, vengono quindi definiti, possiamo dire, gli obiettivi da perseguire per dare un'adeguata risposta in caso di emergenza. E infine vi è il modello di intervento, ovvero vengono definite le varie procedure operative che devono essere svolte per fronteggiare al meglio l'emergenza. Chi pianifica? Beh, i diversi livelli amministrativi, la nazione pianifica, vi sono dei piani nazionali, come per esempio quello del Vesuvio che è appena stato aggiornato, tra l'altro, la nazione ovviamente va a pianificare per quei rischi che hanno un'estensione tale che evidentemente nessun altro sottolivello amministrativo può riuscire a fronteggiare. Vi è poi ovviamente la regione fra parentesi, nel senso che non esistono i piani regionali di protezione civile, ma piuttosto la regione definisce un po' quelle che sono le linee guida da seguire, la normativa da seguire per redigere effettivamente i piani di emergenza. Ovviamente la provincia, i piani provinciali. I piani provinciali possiamo dire che non riescono ovviamente a entrare in un grande dettaglio dal punto di vista dei rischi, ma piuttosto vanno ad analizzare tutti quei rischi che hanno rilevanza a livello ovviamente provinciale. Vi sono poi le comunità montane, ovvero se vi sono dei comuni di piccole dimensioni, queste si possono sostanzialmente unire e redigere dei piani intercomunali. Risulta essere molto utile soprattutto in termini di condivisione dei mezzi e delle risorse, evidentemente. E infine ovviamente il comune, che sono i piani ovviamente tipo comunali, che sono i piani che riescono ad andare maggiormente nel dettaglio e riescono a studiare i rischi in modo più specifico, ovviamente perché fanno riferimento a un territorio molto minore. Fondamentale per la protezione civile è il principio di sussidiarietà, cioè sostanzialmente questo principio si basa sul fatto che a seconda della tipologia di evento avremo diverse persone al comando delle operazioni, ovvero gli eventi sono classificati in tre tipologie, di tipo A, di tipo B e di tipo C. Il tipo A è un evento relativamente circoscritto e localizzato, i cui effetti sono, possiamo dire, interessano sostanzialmente un unico comune, e quindi a capo di tutte le operazioni è il sindaco. E poi l'evento invece di tipo B, che invece ha un'estensione maggiore e tendenzialmente può andare a interessare un'intera provincia o anche un'intera regione, in questo caso entra in gioco il prefetto. E infine ovviamente per gli eventi di tipo C, che sono gli eventi più vasti che raggiungono ovviamente le loro condizioni estreme, come può essere il sisma del centro Italia, ovviamente interviene il Dipartimento di Protezione Civile. A seconda dell'evento ovviamente avremo i centri operativi. Voi stamattina avete interpretato i membri di un centro operativo, ovvero del COC, che è quello ovviamente a livello comunale. Vediamo che un centro operativo sostanzialmente analogo al COC c'è anche a livello provinciale, in particolare c'è il CCS, che è il Centro Coordinamento Soccorsi, e il Centro Operativo Misto. Dal punto di vista organizzativo risultano essere organizzati esattamente come il COC. Diciamo che il CCS è quello a livello provinciale, il COM si pone un po' di interfaccia fra il CCS e il COC in modo da avere sostanzialmente una più facile comunicazione fra i due centri operativi. Se poi l'evento è di tipo C interviene il DICOMAC, che è la Direzione Comando e Controllo, che è il centro operativo a livello nazionale.
vi ho citato prima il metodo AUSE. Sostanzialmente vedete come le varie operazioni che devono essere svolte sono suddivise in 14 differenti funzioni e all'interno dei centri operativi a livello provinciale e a livello nazionale le funzioni sono 14. Se invece andiamo a vedere il COC, che è quello a livello comunale, le funzioni diventano 9. Il sindaco risulta essere sicuramente l'autorità numero uno di protezione civile all'interno del suo comune, quindi è protagonista di tutte le attività di protezione civile. Dico tutte in quanto non è solo nel soccorso, ma anche nella prevenzione e nella previsione e nel superamento dell'emergenza. Ovviamente deve conoscere i rischi che sono presenti, che esistono sul proprio territorio, in modo da poterli fronteggiare. È autorità di protezione civile e deve essere in grado di gestire un'emergenza nel proprio territorio nelle prime 72 ore, ovvero prima che possano intervenire dei soccorsi dall'alto, ovviamente se l'evento risulta essere superiore all'acqua. Risulta essere responsabile in termini civili, penali e patrimoniali delle sue scelte, quindi ha notevoli responsabilità. Ha l'obbligo di informare la popolazione, ovvero quando viene redatto il piano di protezione civile, ha l'obbligo che la popolazione sia conscia di cosa c'è scritto effettivamente nel piano e quali debbano essere le operazioni che la popolazione deve svolgere al fine di evitare possibili danni. In caso di emergenza ovviamente non fa tutto da solo, ma si avvale del centro operativo comunale ed evidentemente può basarsi sul piano di emergenza o il piano di protezione civile. Ovviamente non tutti i rischi rientrano all'interno della pianificazione dell'emergenza e non tutti i rischi sono propri della protezione civile. Un esempio può essere il rischio meteorite, evidentemente non è proprio della protezione civile. Nei rischi della protezione civile ritroviamo il rischio sismico, che può essere visto come l'intersezione fra una pericolosità, ho riportato qua la carta della pericolosità sismica in Italia, ovviamente questa si va a intersecare con la vulnerabilità di un edificio ed evidentemente anche sull'esposizione, ovvero sul fatto che vi siano o delle persone o comunque delle strutture che possano subire dei danni a seguito di un terremoto. E poi il rischio vulcanico, vi ho riportato in Italia vi sono un gran numero di vulcani attivi, vi ho riportato una cartina in cui sono rappresentati. E poi il rischio di tipo idrometeorologico, ovvero all'interno di questo rischio sono uniti il rischio meteorologico, nel quale sostanzialmente la forzante meteorologica già di per sé genera dei danni, senza dover per forza interagire col suolo in un qualche modo. E poi il rischio di tipo idrogeologico, in cui invece tendenzialmente è la forzante meteorologica che interagendo col suolo genera un evento, questa è la frana della Valpola del 1987, Alta Valtellina. E poi vi ho riportato il rischio idraulico, ovvero le esondazioni, qui è l'alluvione del 2010 a Vicenza. E poi il rischio maremoto, vi ho riportato l'immagine di un maremoto che è avvenuto nel 2002 a Stromboli, a causa dell'eruzione dello Stromboli una massa molto grande di materiale si è riversata in mare e ha generato in alcuni punti un'onda di 10 metri che ha investito non solo Stromboli ma anche addirittura le coste della Sicilia e della Calabria e ovviamente le altre isole Eolie. E poi il rischio incendio, ovviamente a cui è soggetta notevolmente l'Italia soprattutto d'estate. Questa è un'immagine satellitare scattata nell'estate del 2007 in cui alcuni incendi che interessano il territorio risultano essere ben visibili. E poi il rischio sanitario. Il rischio sanitario è un rischio un po' particolare in quanto tendenzialmente è un rischio di secondo grado, ovvero interviene a seguito di altri eventi che possono mettere a dura prova il sistema sanitario. E poi il rischio nucleare, da sottolineare come a seguito del referendum in Italia non vi sono delle centrali nucleari attive, ma comunque entro 200 km dal confine italiano vi sono ben 13 centrali nucleari attive, per cui comunque è un rischio che può interessare il nostro paese. E poi vi è il rischio di tipo ambientale, cioè sostanzialmente un inquinamento che può interessare l'acqua o il suolo o l'aria, ovviamente con delle ripercussioni sulla salute umana. Questo è il disastro di Sarno, il disinquinamento è iniziato nel 1973 e non è finito. Infine vi è il rischio di tipo industriale, ovviamente che può coinvolgere quindi uno stabilimento industriale con un incendio, un'esplosione o comunque una nube. Per cui, volendo analizzare effettivamente la pianificazione comunale d'emergenza, quindi quella più vicina, possiamo dire, al cittadino,
Ho già detto come la normativa in questo ambito risulta essere di tipo regionale o provinciale, quindi sono le regioni o le province che legiferano in questo ambito. Ho riportato quella che è una distinzione che vi accennavo già stamattina sul piano di protezione civile e il piano di emergenza, secondo la legge provinciale 9 del 2011, quindi della provincia autonoma di Trento, in cui quindi esiste questa distinzione fra il piano di protezione civile, inteso come sostanzialmente le varie procedure operative che devono essere svolte e un po' un elenco di mezzi, materiali e uomini a disposizione per affrontare l'emergenza, e poi invece il piano di emergenza nel quale vengono inseriti quei rischi particolarmente estesi o rilevanti per un comune. In generale, sebbene la normativa sia regionale e provinciale, ho provato a tirare delle linee guida con cui tendenzialmente vengono redatti i piani comunali. La prima via è ovviamente interviene una raccolta di informazioni sul territorio che si vuole analizzare. Questo comporta quindi un'analisi di tipo territoriale, quindi si conosce effettivamente la morfologia e i possibili rischi che possono interessare il territorio e quindi viene valutata la pericolosità. Ovviamente non tutti i rischi che ho citato precedentemente interessano un comune, ma vengono individuati effettivamente i rischi che possono interessare il comune. Vengono poi definite delle soglie e degli scenari. Delle soglie sono sostanzialmente dei valori che mi consentono il passaggio da una condizione ad un'altra. Elaborazione degli scenari, ovvero sostanzialmente quello che mi aspetto che possa succedere a seguito di una certa superamento di soglia. E infine vengono definiti i modelli di intervento, ovvero le procedure operative che devono essere svolte per fronteggiare l'emergenza. Facendo un focus sul rischio tipo idrogeologico e idraulico, sostanzialmente andando ad prendere le perimetrazioni della pericolosità o dal piano di stato idrogeologico o il piano di gestione del rischio alluvioni o da altre pianificazioni territoriali come possono essere i piani di governo del territorio, questo mi consente di definire la perimetrazione della pericolosità all'interno del mio territorio comunale. Evidentemente poi, andando a intersecare la pericolosità con gli elementi a rischio, posso definire gli scenari di rischio. Vi ho riportato qua un esempio di uno scenario di rischio tratto dal piano di emergenza comunale del comune Val di Sotto. Come potete notare, vi è una perimetrazione della pericolosità. In particolare, in questo piano di emergenza è stato deciso di suddividere la perimetrazione in due differenti aree, ovvero quella rosa a pericolosità più elevata e invece quella azzurra a pericolosità media. Naturalmente vedete che ci sono dei puntini rossi dove sono collocate le abitazioni all'interno della perimetrazione di pericolosità più elevata e invece dei puntini blu dove invece vi sono delle abitazioni nella perimetrazione meno elevata. Vi sono poi, a completare sostanzialmente questo scenario, quattro differenti cancelli posti per interdire l'accesso all'area potenzialmente a rischio. Vediamo che vi sono diversi modi con cui si può classificare gli eventi che possono interessare il territorio. Gli eventi possono essere naturali o possono essere di origine antropica. Possono essere localizzati per interessare un'area relativamente ristretta del territorio oppure possono essere diffusi. Però la classificazione più interessante dal punto di vista di protezione civile sono i rischi di tipo prevedibili o pseudo prevedibili e rischi invece di tipo non prevedibili. Questo perché? Perché se un rischio risulta essere di tipo prevedibile, è possibile attuare un'attività di allertamento. In particolare qui ho riportato i rischi che sono considerati come prevedibili o pseudo prevedibili. Dico pseudo prevedibili perché, per esempio, l'ultimo è il rischio incendi boschivi. Evidentemente ci sono alcune condizioni che possono favorire la nascita di incendi di tipo boschivo. Ovviamente se è di origine antropico, questo non risulta essere sicuramente prevedibile. L'attività di allertamento si distingue in una fase di tipo professionale, nella quale si prevedono le possibili sollecitazioni meteorologiche e gli effetti che tali sollecitazioni possono avere al suolo. Evidentemente poi è fondamentale andare a attuare un monitoraggio e una sorveglianza, ovvero vedere se effettivamente la previsione è stata corretta e come si sta evolvendo il fenomeno e come sta rispondendo ovviamente il suolo a questo fenomeno. In particolare, per gestire le allerte è fondamentale suddividere il territorio in zone di allerta. Le zone di allerta sono delle zone considerate omogenee dal punto di vista morfologico, idrologico, meteorologico, per le,
quali quindi si ritiene che una sollecitazione meteorologica possa sostanzialmente comportare quella tipologia di evento. Ho riportato l'esempio di Regione Lombardia, in cui queste sono le zone omogenee per il rischio idrometeorologico. Potete vedere come Regione Lombardia risulta essere suddivisa in 14 zone omogenee. Quindi quando si procede con l'allertamento si va ad allertare determinate zone omogenee che possono essere soggette ad eventi. L'esempio del Trentino, possiamo dire che la provincia autonoma di Trento per estensione e anche per caratteristiche morfologiche è considerata sostanzialmente tutta omogenea, quindi ha un'unica zona di allerta. Come ho detto, la normativa è di tipo regionale e provinciale. Questo ovviamente può portare un po' di frammentazione in questa materia. Ci sono però alcuni pilastri che sono stati fissati a livello nazionale, uno dei quali risultano essere i livelli di criticità e di allerta. Ovvero è stato fissato a livello nazionale che la criticità di tipo assente sostanzialmente va a corrispondere a degli scenari che possono essere o trascurabili o comunque i danni risultano essere puntuali. E poi la criticità di tipo ordinario, in cui gli scenari, possiamo dire, possono verificarsi ma tendenzialmente sono accettabili dalla popolazione. E poi quella invece di tipo moderata, in cui ovviamente si va ad aumentare la criticità dell'evento atteso, quindi non è sicuramente estremo ma comporta dei danni e dei rischi estesi. E infine ovviamente elevata, dove gli scenari raggiungono il loro valore massimo. Questo è stato fissato a livello nazionale, questo significa che ovunque, in ogni regione, in ogni provincia, un livello di criticità, ad esempio ordinaria, corrisponde a un codice colore giallo e a un codice di allerta 1. Fondamentale per l'allertamento sono sicuramente le soglie. Le soglie sono quindi quei valori che mi permettono il passaggio da un livello di criticità ad un altro. Sono tendenzialmente, possiamo dire, di due tipologie. Ci sono le soglie di allertamento che sono di solito delle soglie di tipo pluviometrico, quindi delle intensità di precipitazioni, che vengono utilizzate in fase previsionale e consentono quindi sostanzialmente l'emissione, per esempio, del bollettino di condizioni meteo avverse. Ci sono invece quelle di criticità, che vengono utilizzate invece in fase di monitoraggio, ovvero nel mente che il fenomeno effettivamente si sta verificando. Tendenzialmente queste possono essere sia di tipo pluviometrico, ma tendenzialmente se per esempio lo scenario è di tipo idraulico, sono di tipo idrometrico, ovvero i livelli dell'acqua all'interno dei corsi d'acqua. Ho riportato qua un esempio delle soglie di tipo pluviometrico di allertamento, per esempio di Regione Lombardia. Vedete che in questa colonna ritroviamo le 14 zone omogenee viste in precedenza, e in particolare le soglie sono di due tipologie, ovvero sono dei millimetri mediati sulle 12 ore o dei millimetri mediati sulle 24 ore. In particolare il superamento della soglia di tipo A mi porta il passaggio dal livello di criticità assente a quella ordinaria, della soglia B da ordinaria a moderata e della soglia C da moderata ad elevata. Queste risultano essere invece le soglie proposte dalla provincia autonoma di Trento, in cui sostanzialmente si nota che vi è un'intersezione fra quelle che sono le intensità e la probabilità che effettivamente questo si verifichi. Diciamo che quelle di Regione Lombardia risultano essere un po' più strutturate, un po' più definite, qui invece diciamo che viene dato un po' più potere, tra virgolette, al previsore di emanare una determinata criticità in funzione delle condizioni attese. Per cui riassumendo, diciamo che l'attività di allertamento si compone di una fase di tipo previsionale, tendenzialmente fatta dai centri funzionali distribuiti sul territorio nazionale, i quali sostanzialmente in caso di necessità emettono delle condizioni meteo avverse. Queste vengono ovviamente valutate, viene valutata quindi la loro evoluzione e la loro interazione con il suolo, e in caso di necessità si procede col vero e proprio allertamento nel quale vengono emanate gli avvisi di criticità che avete visto. Ovviamente ad ogni codice di allertamento corrisponde un certo scenario di evento e dei danni a lui associati, ovvero mi aspetto determinati fenomeni e dei danni derivanti da tali fenomeni. Per esempio, nella criticità di tipo assente verde, sostanzialmente gli eventi sono praticamente assenti o sono di bassissima probabilità e i danni sono puntuali o localizzati.
In una criticità di tipo ordinario, i fenomeni sono sempre di tipo localizzato, così come sostanzialmente gli effetti, mi aspetto che siano di tipo localizzato. Andando poi alla moderata criticità, i fenomeni iniziano a essere diffusi, così come sostanzialmente gli effetti, e infine raggiungo il livello massimo in cui i fenomeni sono numerosi ed estesi e gli effetti evidentemente diventano ingenti ed estesi anche loro. Questo è uno scenario, è un po' quello che è lo schema di attivazione delle varie fasi operative. Questo è tratto anche questo dalla normativa di Regione Lombardia, ma possiamo dire che risulta essere abbastanza valido a livello nazionale, nel senso che in alto trovate le criticità che vengono emesse dal centro funzionale. La criticità può essere quindi ordinaria, moderata ed elevata, e questo comporta sostanzialmente il diagramma di flusso di alcune attività. Se la criticità è di tipo ordinario, si parte dalla fase di attenzione, e poi, in caso di necessità, cioè se il fenomeno evidentemente procede e si aggrava, si passa alla fase di preallarme e di allarme. Naturalmente ciascuna fase operativa corrisponde a un certo sviluppo del fenomeno e delle fasi operative, ovvero effettivamente quello che deve essere svolto. Criticità invece di tipo moderato, anche qui possiamo passare dall'attenzione dal preallarme all'allarme, e infine se la criticità invece è elevata si parte dal preallarme. Ovviamente non è ingessata questa struttura, nel senso che se ho una criticità di tipo moderato, ma vedo che comunque il fenomeno si sta evolvendo in modo molto rapido, posso saltare l'attenzione e arrivare al preallarme o addirittura arrivare all'allarme. Questo risulta essere come tendenzialmente viene fatto. Naturalmente fondamentali per un piano risultano essere le risorse con cui io vado ad affrontare l'emergenza, gli uomini, i mezzi e ovviamente le strutture. Per quanto riguarda gli uomini, diciamo che abbiamo il centro operativo comunale, che è dove vengono effettivamente prese un po' tutte le scelte per affrontare l'emergenza. Vi è poi il gruppo di valutazione a supporto sostanzialmente del sindaco e del centro operativo. Vi sono ovviamente il corpo locale dei vigili del fuoco volontari, le associazioni di volontariato e anche le strutture ovviamente operative di protezione civile. I mezzi, beh, sicuramente il materiale, le attrezzature e i macchinari, ovvero tutto ciò che può essere utile per fronteggiare ovviamente l'emergenza. E poi ovviamente fondamentali sono le aree di emergenza, ovvero le aree nelle quali vengono svolte un po' tutte quelle attività proprie dell'emergenza e di soccorso alla popolazione. Vi sono le aree di attesa, che qui sono chiamati punti di raccolta, nei quali la popolazione viene temporaneamente collocata in fase di evacuazione. Le aree di accoglienza o ricovero, nelle quali invece poi la popolazione viene spostata e dove effettivamente rimarrà in caso di evacuazione prolungata. E poi vi sono le aree di ammassamento, soccorritore e risorse, nel quale vanno a concentrarsi appunto tutti i soccorsi che possono provenire da altre località. In particolare, facendo un focus sulle aree di accoglienza e di ricovero, possiamo avere delle strutture di accoglienza che tendenzialmente sono delle scuole, delle palestre, delle tendopoli, in caso in cui ovviamente il permanere al di fuori dell'abitazione risulti essere di solito dell'ordine di grandezza di settimane, ovviamente dipende anche dalle condizioni climatiche se lo permettono. E infine vi sono poi gli insediamenti abitativi di emergenza che invece vengono realizzati in caso in cui la popolazione sia costretta a rimanere fuori dalle abitazioni per ogni grandezza di mesi. Vi riporto uno scenario di rischio tratto dal piano di emergenza comunale di Val di Sotto. In particolare è una collata detritica relativa al torrente Cadolena. Val di Sotto è un piccolo comune facente parte della comunità montana Alta Valtellina nella provincia di Sondrio. Qui ho riportato, si vede poco, i vari possibili eventi di collata detritica che possono interessare il comune di Val di Sotto. In particolare noi ci concentreremo sul torrente tipo Cadolena, quindi quello in alto. Vediamo che per quanto riguarda questa colata detritica sono state definite 5 differenti fasi operative. Vi è la fase di attenzione, la fase di preallarme della zona 1, dopo vedremo il perché zona 1, allarme zona 1 e preallarme zona 2, allarme in entrambe le zone e poi l'allarme improvviso. In particolare vi mostrerò l'attenzione e l'allarme della zona 1 e il preallarme della zona 2. L'attenzione. L'attenzione quando è che si attiva? Si attiva sostanzialmente quando andiamo a superare le soglie di tipo pluviometrico che abbiamo visto prima, quindi
dell'intensità alla soglia di tipo A. Questo mi porta all'attivazione di questa fase operativa. Chi si attiva in questa fase? Beh, si attiva sicuramente il sindaco, il ROC, che è una figura propria di Regione Lombardia, è il referente operativo comunale, è un po' come il gruppo di valutazione che c'è qui, nel senso è un esperto del piano di emergenza che supporta il sindaco in caso di necessità. E poi la funzione 1, quella di tecnico scientifica e pianificazione, e la funzione 7, ovvero le strutture operative locali. Questa è la tavola che vi accennavo stamattina, su modellia 3, è quella relativa appunto all'attenzione. Come potete notare, si nota la perimetrazione della pericolosità. Dicevo prima zona 1 e zona 2 perché? Perché anche in questo caso si è deciso di andare a suddividere la pericolosità in due differenti zone, quindi quella rosa è quella più elevata, invece quella blu restante è quella pericolosità un po' minore. In questo scenario non vi sono cancelli, non c'è nulla, in quanto non c'è necessità di chiudere assolutamente niente, ma è una fase di attenzione nella quale si va un po' più a monitorare come può evolversi il fenomeno. Ritrovate in alcune aree di emergenza, in particolare l'area di attesa in verde, vi è l'area di accoglienza e ricovero che è riportata qui perché è posta un po' a sud nel comune, e poi vi è l'area di ammassamento o soccorsi in alto, in giallo. Il retro di questo foglio A3 risultano essere sostanzialmente, vengono scritte tutte le informazioni che in fase di emergenza possono essere utili, in modo che sostanzialmente il sindaco, in caso di necessità, non debba stare lì a sfogliarsi tutto il piano, ma abbia tutto a disposizione. Quindi c'è scritto quando si attiva, chi si attiva e cosa ciascuna persona che effettivamente viene attivata deve andare a compiere. Quando termina la fase di attenzione? Beh, termina quando viene meno l'allarme, ovvero quando sostanzialmente gli indicatori dell'evento vengono meno e quindi si ritorna alla fase ordinaria, oppure nel caso in cui la condizione peggiori e quindi vi sia la necessità di passare alla fase di preallerta. Vi mostro poi, ovviamente dopo l'1 che è l'attenzione, vi è il preallarme, e adesso invece della zona 1, e adesso invece siamo nell'allarme della zona 1 e preallarme della zona 2. Questa si attiva ovviamente come prima al superamento di alcune soglie di tipo pluviometrico fissato, queste risultano essere le soglie C, e quindi si passa dalla criticità di tipo moderato alla criticità di tipo elevato. Chi si attiva in questa fase? Beh, il sindaco, teoricamente, se siamo passati attraverso l'attenzione, è già attivo, così come il ROC, e inoltre si attivano poi tutte le nuove funzioni previste dal metodo Augustus, ovvero tutto il centro operativo comunale. Questo risulta essere lo scenario, vedete che in aggiunta a quello precedente ritroviamo, i quattro cancelli per interdire l'accesso, e vediamo anche quelli che sono questi puntini rossi e blu, che sono la popolazione potenzialmente da evacuare. Inoltre notate che c'è anche la viabilità di interconnessione fra le aree di emergenza. Analogamente il retro risulta essere quando si attiva, chi si attiva, l'elenco delle persone da evacuare, suddivisi per via, quindi per ciascuna via si stima chi è effettivamente residente, quindi quante persone sono da evacuare e quante teoricamente sono solo da preallarmare, e poi ovviamente tutte le operazioni che ciascuna persona attivata deve effettivamente andare a svolgere. Quando termina questa fase, anche qui, o ritorno alle fasi, alle condizioni di normalità, oppure effettivamente si verifica l'evento atteso, evidentemente, e quindi inizio a prestare sostanzialmente soccorso e inizio a fare tutte le operazioni necessarie per ritornare sostanzialmente alle normali condizioni di vita. Quando un piano si può definire efficace? Beh, sicuramente quando è fatto bene. Poi, quando ovviamente vi è la formazione di tutte le persone che sono coinvolte. Ricordo che il COC, il Centro Operativo Comunale, è costituito dagli amministratori locali, quindi devono essere adeguatamente formati e informati sul piano. Anche i volontari stessi ovviamente devono essere formati. Vi è la necessità di un aggiornamento periodico del piano, basti solo pensare a una nuova abitazione, l'evoluzione della popolazione, che quindi mi porta ad avere un numero maggiore o minore di popolazioni da evacuare. Fondamentale è l'informazione alla popolazione, ed evidentemente per verificare se effettivamente il piano è efficace sono necessarie delle esercitazioni, in modo anche da evidenziare delle criticità del piano e quindi andare sostanzialmente ad ottimizzarlo.
prego. C'è qualcuno che vuole. Ma in un comune in cui, cioè, sono situazioni in cui si attivano tanti eventi contemporaneamente, dico la caratteristica, e in quel caso uno, cioè, deve muoversi con tanti scenari contemporaneamente. Allora, questo è un po', dal mio punto di vista, un limite del piano, nel senso che il piano per sua natura è costruito con scenari ad evento singolo, come quelli che vi ho sostanzialmente mostrato stamattina, ovvero la colata, l'esondazione, l'altra colata, la frana e tutto. Ovvio, il fatto di andare a considerare degli scenari multirischio sarebbe molto molto utile, sicuramente. Ma che non è anche multirischio, nel senso che, cioè, mi viene in mente, ho riguardato il foto di Val di Nizza 2012 da noi, nella stessa valle, lo stesso rischio, quindi quello da colata, certo, critica specifica, ha colpito 18 corsi d'acqua. Certo. E quindi il problema era proprio che un evento, sul primo uno poteva intervenire facilmente perché raggiungeva l'evento, il secondo non era già più raggiungibile, quindi il modo di agire era bloccato dal primo, quindi era veramente una situazione. Sì, con multirischio intendo non solo interrischio, ovvero passo da un rischio a un altro, ma anche proprio rischi della stessa tipologia che intervengono, cioè guardando anche per esempio l'immagine di Val di Sotto di prima. Queste colate sono tutte, ognuno c'ha il suo scenario singolo, ma la forzante risulta essere sostanzialmente la medesima. Se si piove tanto, viene giù il Cadolena, viene giù il Vallaccia, il Vallecetta, tutti. Quindi ovvio, questo sarebbe un passo avanti sicuramente. In più anche considerare anche l'interrischio, ovvero rischi di natura diversa, e in più anche considerare il fatto che un rischio possa comportare la nascita di un altro evento. Basti pensare al terremoto che c'è in Campania, banalmente, ovvio, lì arriviamo a livelli molto elevati, però. Ma anche una colata che colpisce uno stabilimento oppure uno stabilimento. Assolutamente, lo tsunami, Fukushima, rischio nucleare. Sì, sono orizzonti interessanti. E Trento e Bolzano hanno proprio quei sistemi. A Trento, proprio quella divisione di quattro criticità, uguale. Mi pareva che a Trento ci fosse. Ordinaria, moderata e elevata. Sì. Su quelle si imposta a livello nazionale. Cioè, nel senso, anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile mette le allerte in questo modo. Perché so che le province autonome hanno una specie di possibilità di. Non so in che misura di avere. So che dovranno adeguarsi, o se non devono già adeguarsi, al giallo, arancione, rosso. Per ora è traducibile perché hanno attenzione, allerta, preallarme e allarme. Cioè entra in protezione civile con la prima allerta ordinaria, e allora sei livello 1. Queste però verranno contrassegnate dai colori, come ho fatto. Sì, sì. Quindi credo che si dovranno adeguare. Quindi non subitissimo, no? Ma probabilmente. Sì, non so se già adesso. Ce l'hanno già detto, insomma, a livello 1. Dobbiamo affrontare la cosa. Ecco, è una cosa che. Allinearsi, comunque non è così diversa, si potrebbe dire. E multirischio succedono sempre più o meno, insomma, perché alla fine. Sì, questo territorio, per esempio, che è dell'Alta Valtellina, nel luglio del 1987 c'è stato. Se viene un alluvione dell'Adige tipo 66, si innescano frane, si innescano, cioè, tutto il territorio. Inquinamento poi dopo. E poi l'inquinamento si coinvolge, è facile che sia. Ma il metodo Augustus da dove salta fuori? Questa è una domanda da interrogazione. Deformazione professionale. No, il metodo Augustus, se non erro, deriva proprio dall'imperatore Augusto, che aveva questo modo di affrontare, cioè di aver imposto il suo impero durante l'impero romano, aveva questo modo di gestire le emergenze, ovvero suddividendo con i suoi collaboratori tutte le funzioni in più collaboratori, quindi non un unico che gestisce tutto, ma ognuno ha il suo compito. Però informarmi di più. C'è una curiosità. No, vai. Come provincia di Trento dobbiamo affrontare a partire da quest'anno il discorso proprio piano generale dei rischi. Finora ci siamo mossi sulla pericolosità.
Però nei primi approcci, anche facendo dei collegamenti con l'anagrafe, numeri civici, persone, ci sono saltati fuori anche dei problemi, tipo all'inizio si voleva arrivare a sapere magari se ci sono anche delle persone disabili per intervenire. E lì salta fuori la privacy. Allora, non so, chiedevo in Lombardia se erano state risolte queste tematiche. Credo che più o meno un paese, insomma. Sì, cioè, alcune volte l'accesso ai dati risulta essere molto molto complesso, anche semplicemente chiedere a un comune, per esempio come questo, di piccole dimensioni, all'ufficio catasto, chiedere il numero di residenti, dove sono, dove non sono. Poi bisogna tenere conto che è un comune magari turistico, quindi cose ricettive, gli alberghi, dove sono, che capienza hanno. Sono tutte informazioni che, insomma, mi sono trovata ad andare, non in questo comune, ma in un altro, ancora più piccolo, sempre in Lombardia, a chiedere delle informazioni sulla popolazione. Mi hanno aperto uno scaffale con tutte le carte, e quindi diventa un po' complicato anche lì, insomma. Il tecnico mi ha chiesto una settimana per dirmi gli abitanti, che erano tipo 800, Posso provare a rispondere perché, essendo che nel Comune di Trento abbiamo trovato questo problema e la provincia, per tutti i comuni, l'azienda sanitaria dà, in base alle richieste di disabilità, un numero di disabili che risultava elevatissimo, metti che nel Comune di Trento abbiamo 6.000. Questo fa capire che quando progetti un'evacuazione o un qualsiasi cosa avrai una popolazione molto anziana con delle probabilità di capire. Però non sai dove realmente vai con l'autoambulanza e dove no. Allora, per esempio, facendo il primo piano di emergenza che è stato l'ADI, ci siamo posti il problema di avere, se ci sarà un blackout elettrico, chi sono quelli che utilizzano apparecchi elettromedicali, che avrebbero l'autonomia relativa. E allora lì abbiamo un protocollo con l'azienda per cui viene mandato ogni periodicamente un protocollo di questi malati. Dopo, il terzo livello è quello di considerare, e lì abbiamo sperimentalmente provato, poi bisogna vedere di riuscire a mettere in campo quelli che sono soggetti alle cure terminali, cioè magari quindi sono elenchi che cambiano purtroppo molto 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 velocemente, però riesci a restringere un numero di persone, a numero di persone che realmente devi andare a soccorrere, perché se guardi solo le richieste di invalidità, cioè se lo fai solo in base ai disabili in generale, hai un numero che è ingestibile, cioè lo restringe, quindi restringe il caso a cui devi andare. Poi bisogna vedere se queste cose col tempo funzionano, vengono tenute aggiornate, il momento che le usi sono. Cioè, tra il dire e il fare, cioè tra il provare a creare questi protocolli e poi vedere che funzionino, non c'è che purtroppo non li metto in pratica. A me fa pensare che sia critico soprattutto l'aggiornamento della base La base dati, dati. Più che metti che quando si deve costruire il lavoro si fa, anche perché forse, io parlo per quello che vedo nei piccoli comuni, le funzioni sono tanto divise, e quindi l'anagrafe, gli tributi e l'ufficio tecnico è difficile. Nonostante sia una realtà piccola, è difficile fargli parlare e lavorare su una cosa unica. In un comune piccolo è più difficile, in un comune più grande l'anagrafe, per esempio, la puoi rendere automaticamente collegabile e puoi realmente dire in quell'area lì, grosso modo, avere giorno per giorno, siccome è collegato all'anagrafe, dato l'aggiornamento di quante persone ci sono residenti. Difficile è gli ospiti. Associato, cioè spazialmente associato Sì, a spazialmente, con su GIS tu tracci magari. no, sì, No, si è fatto, però ti mancano però sempre, puoi avere, ci sono alberghi e puoi avere capienze medie, però non sai Sì, mai. io lo vedo un La po' facile stazione sull'archivio Trento ha tardi. 117.000 residenti, però quando siamo nel clou della giornata, ne 200.000 persone che girano, che non sono residenti, per esempio questi non è che li identifichi per esempio facilmente, cioè, il problema non è mai facilmente risolto comunque. Ci sono degli automatismi che possono aiutare, dopodiché Sì, quello sì. l'aggiornamento sicuramente è una fase difficile. Sì, secondo normativa, perlomeno di Regione Lombardia, non so bene quella di Trento, ogni 6 anni va fatto l'aggiornamento delle piante.
ogni 10 va rifatto il piano, ogni anno andrebbe aggiornato. Questa è la linea. Giorgio? Beh, non niente, alcuni cose sta detto. Sì, credo che la criticità che noi possiamo avere nelle zone turistiche sia proprio la presenza di persone non catalogate e soprattutto non a conoscenza di tutta la macchina, per cui si può pensare sì anche di fare delle simulazioni, delle cose per la popolazione, però in realtà in molti paesi ti ritrovi come la maggior parte degli abitanti non sia residenti, ma sia gente che non ha la più pallida idea di dov'è, di cos'è, di cosa fa. E credo che questo sia un grosso problema di informare i turisti sull'esistenza dei piani, non solo dell'albergo dove vai e vedi dov'è la camera, dove devi uscire, ma e soprattutto nelle strutture che non sono alberghiere, quelle private, l'appartamento che affittano e qua che là, lì è credo sia un grosso problema. Non so se turisticamente sarebbero contenti. Il procuratore turistico dell'emergenza. Certamente, però sapere anche che tu vai in una zona dove nel caso di emergenza c'è una struttura, beh, allora forse dico se devo andare dove non c'è niente, dove c'è qualcosa, tutto sommato preferisco andare dove c'è un piano di emergenza che mi può dare, insomma. No, anche se gli albergatori forse dovrebbero essere, nel senso che l'albergatore in qualche misura, non dico che sia responsabile, ma in qualche maniera al contatto con magari 40-50 persone, ed è lui forse il canale, perché l'albergatore certo deve sapere molto bene dov'è lui. Del resto, se penso a me stesso quando vado in vacanza, l'ultima cosa a cui penso è il piano di emergenza. Anche questo bisognerebbe trasformarlo in risorsa, non in limite. Cioè, è una delle cose, uno dei limiti che si potrebbe fare è usiamo questo come una risorsa, cioè tu vai in una zona sicura dove se succede qualcosa guarda che piano c'è e vederlo come un qualcosa in più e non come un limite, una fregatura. Nel senso che un piano può essere fatto anche a regola d'arte, ma se anche solo gli stessi cittadini della città non sanno dove andare, io ammetto, il piano di emergenza di Brescia l'ho intravisto. Cioè, da 1 a 100 fare un piano è 1. Sì, sì, 99, il resto 99 è una parte, va bene, aggiornamento dati, ma soprattutto è formare la popolazione in tempo di pace, ecco, e compresa la popolazione che non è residente. Cioè, e le esercitazioni diventano fondamentali, cioè, diciamo che aver fatto un piano, farlo bene, beh, da 1 si passa magari a 5, ma è una parte veramente che non è il 100% del problema. È mettere a posto per il primo momento il sindaco, no? Dopo di te però l'avevano tutti, c'è in tutta Italia più o meno. Sì, sì. Non è per questo che non sono successo. Bene, grazie Marta. E adesso